facciamo subito un check velocissimo, siete numerosi anche oggi, alcuni si stanno collegando proprio ora. Buongiorno, io sono Andrea Torre, sono responsabile per la parte AEC di NKE. Con me c'è l'architetto Salvatore Corso, che è l'application engineer specializzato proprio in Elum Tool e nella progettazione nel lighting design. Grazie a tutti di essere intervenuti, di essere presenti. Niente, prima di passare la parola velocemente a Salvatore, volevo proprio spendere due parole per le iniziative di NKE, che come voi tutti sapete siamo Platinum Partner Autodesk, che è il massimo livello di certificazione per quanto riguarda Autodesk. Ci piace fare queste webcast perché sono sinceramente molto seguite. Oggi abbiamo più di 150 iscritti, perché per noi è importante trasmettere le nostre conoscenze tecniche. Per ogni software, e Autodesk ne ha più di 120, abbiamo un application engineer dedicato, per cui che riesce ovviamente a darvi tutto il supporto e a darvi tutta la conoscenza necessaria. Quindi queste webcast non sono dei corsi, però sono un overview, un approccio a dei temi. Oggi è un tema molto interessante, a me caro. Saluto uno dei miei clienti più importanti, che è Adriano Marozzi, che ci sta seguendo, lighting designer. E niente, è importante per noi poter trasmettere tutti gli aspetti del BIM. Questo è sicuramente, secondo me, uno dei più affascinanti, ed è anche uno di quelli più in sviluppo. Quindi oggi parleremo di Revit e di Elum Tools, che è lo strumento necessario per il lighting design. Vado velocemente a presentare NKE. Quindi abbiamo già detto che siamo Platinum Partner Autodesk, lo siamo già da parecchio tempo. Abbiamo una dimensione leggermente internazionale perché abbiamo 5 sedi anche in Spagna, quindi abbiamo 14 sedi in Italia. Adesso noi stiamo trasmettendo, io sto trasmettendo dalla sede di Limbiate, di Milano. Salvatore Corso invece è collegato dalla sede di Cesenatico. Giù qualche numero che ci contraddistingue, ci distingue: siamo quasi più di ormai quasi 95 persone, di cui la metà, come vi dicevo prima, sono tecnici certificati Autodesk. Certificati cosa vuol dire? Vuol dire che devono seguire dei corsi, fanno ogni corsi proprio per ottenere la certificazione, degli esami per ottenere la certificazione va tenuta ogni anno e quindi sono, diciamo, i più esperti in materia per quanto riguarda i software Autodesk che si possa avere. Le sedi ne abbiamo già parlato, abbiamo 11.000 clienti attivi in tutta Italia e anche in Spagna. Siamo presenti in tutti i settori: manufacturing, architecture, infrastructure e media entertainment, che sono, diciamo, i settori dove Autodesk ha sviluppato i suoi software. Sono macro sistemi dove sicuramente quello dell'architecture, dell'infrastructure e quello del BIM, però c'è sono anche la manufacturing, dove c'è Inventor, Media Entertainment, dove c'è 3ds Max e Maya. Una cosa fondamentale: siamo anche HP Gold Partner, quindi per utilizzare questi software occorre avere anche macchine potenti. Macchine potenti, noi ci sentiamo di consigliare HP. La vendiamo ormai da più di 25 anni, l'abbiamo testata. I nostri application engineer la utilizzano tutti i giorni. Sono macchine veramente performanti. Chiedeteci quantomeno un preventivo, perché abbiamo prezzi anche molto concorrenziali, anche rispetto a internet. Alcune nostre iniziative che sono partite ormai già da parecchio: queste sono le specializzazioni, le certificazioni. Siamo certificatori ufficiali per le nostre competenze per quanto riguarda il BIM per ICMQ. ICMQ è un ente di certificazione nazionale che certifica i processi in edilizia e da qualche anno ha introdotto anche le certificazioni per le figure specialiste per il BIM. Tre sono le figure in attesa dell'allineamento alla norma UNI, che introdurrà altre nuove figure, però per adesso le certificazioni che si possono ottenere sono BIM Specialist, BIM Coordinator e BIM Manager. Sono delle, ormai il mercato richiede queste figure, c'è tanta richiesta negli studi professionali e nelle aziende. Chiedeteci informazioni, perché ovviamente tra l'altro partirà un corso proprio di certificazione qua all'Imbiate,
il 16 maggio, dove abbiamo già diversi iscritti proprio per questo tipo di certificazione. Poi, se avete bisogno di ulteriori delucidazioni, contattateci anche alla fine di questa webcast. Altre nostre iniziative, ci piace la formazione, ci piace seguire i nostri clienti. Questi sono dei veri e propri master fatti sui software Autodesk. Come vi dicevo, abbiamo tecnici specializzati, sono dei master, quindi sono corsi su più software che durano anche diversi mesi. È partito l'8 marzo a Bari, adesso il 19 marzo è partito a Napoli e il 10 maggio partirà a Lecce questo BIM for Work, che è proprio un vero e proprio master per quanto riguarda il BIM e i prodotti Autodesk. Altre iniziative, quindi andate sul nostro sito nk360.com. Nella parte NK Formazione troverete i corsi in programma nei prossimi giorni, che partiranno 1 il 3 maggio. È un corso su Autodesk AutoCAD Civil 3D, quindi il BIM per le infrastrutture, per chi progetta ponti, strade, ferrovie, il territorio in generale. E sono 7 lezioni da 3 ore, per un totale di 21 ore, quindi un corso, diciamo, non esaustivo, però abbastanza importante per approcciare al BIM con Civil 3D. L'altro invece è una novità per quanto riguarda NKE, è il corso su Advanced Steel, è il prodotto di riferimento per l'acciaio, per chi progetti in acciaio. È un corso base online, questi sono corsi online. I corsi online sono un po' come queste webcast, però si può interagire ovviamente. Sono corsi che vengono registrati, poi dopo alla fine si possono anche rivedere quante volte si vuole. Stanno avendo molto successo, per esempio il corso di Civil è quasi completo, quindi per chi fosse interessato chiedeteci informazioni e iscrivetevi sul nostro sito. In ultimo vi lascio alcuni nostri riferimenti che vi possono essere utili. Io sono Andrea Torre, mi occupo di tutta la parte IC. Potete scrivermi alla mia email che vedete sotto. Vi esorto a visitare il nostro sito. Vi esorto a visitare questa webcast, per chi magari deve scappare, non può seguirla tutta, è visibile tra qualche giorno sul nostro link, sul nostro sito nk360.com/vlog. E non ci sarà solo questa, ma ci sono tutte le nostre webcast degli ultimi mesi, degli ultimi anni, quindi potete rivedere i più svariati argomenti. Un'altra iniziativa molto importante è la BIM Conference Online, che si è tenuta a novembre. Anche lì ci sono degli interventi interessanti dei nostri principali clienti. Potete tranquillamente iscrivervi e sentirli. Chiedetemi pure l'amicizia su LinkedIn, su Facebook, dove ovviamente facciamo parecchie attività e ci potete tranquillamente seguire. Ora lascio la parola a Salvatore. Io intanto ho finito la mia presentazione, vi introduco soltanto l'argomento del lighting. Il tema della luce è un tema sicuramente importante, sicuramente interessante. È possibile progettare la luce anche in ambito BIM all'interno di Revit, grazie al software Elum Tools, che è distribuito da NKE. Quindi, per chi fosse interessato all'acquisto, contattateci, non acquistatelo online, a parte che lo acquistereste direttamente in America, quindi avreste qualche problemino di fatturazione, di IVA, via di seguito, quindi chiedeteci anche noi la valutazione per chi fosse interessato. Elum Tools, quindi, come dicevamo, agisce all'interno direttamente di Revit, quindi permette di non interrompere il flusso progettuale. Quindi chi progetta, chi crea il modello tridimensionale con Revit può tranquillamente utilizzarlo per il calcolo tecnico. Bene, se non ci sono domande sulla parte di NKE, rimango poi a disposizione anche dopo. Io passo il video e la parola a Salvatore. Grazie Eccoci qua, dovresti provare a condividere anche il video. Eccolo qua, lo sto vedendo. dovreste vedere lo schermo. Mi date anche un feedback cortesemente sull'audio, se è Sì, buono. dateci un Perfetto. feedback, ecco, non l'ho chiesto all'inizio, però non ho avuto in chat, non ho avuto lamentele di audio, quindi dovremmo esserci io ti sento.
bene, e ovviamente non sei qua a Limbiate, ma sei nella sede di Cesenatico, quindi adesso vedo il tuo profilo. Perfetto, va bene. Innanzitutto, buongiorno a tutti, benvenuti in questa webcast che durerà circa una quarantina, 45 minuti. Dopo vorrei lasciare qualche minuto per le domande finali. In ogni caso, durante la presentazione, se c'è qualche argomento, qualche cosa che non è chiaro, cercate di scrivere che se posso vi rispondo subito, altrimenti riprendo le domande alla fine. Allora, chi sono io? L'ha già detto Andrea, sono un architetto, mi chiamo Salvatore Corso, lavoro e collaboro con NKE ormai da più di 2 anni e il mio lavoro è essenzialmente quello di fare formazione e affiancamento in realtà molto diverse, però se volete ho avuto la fortuna in questi anni di lavorare in situazioni in cui la luce la fa la padrona. Infatti ho seguito due o tre grosse aziende che producono corpi luminotecnici e quindi ho iniziato a, come dire, ad avere tutta una serie di knowledge sulla creazione di famiglie luminotecniche e poi anche sulla simulazione, sul calcolo illuminotecnico. Allora, sappiamo tutti, quindi non dico altro, non voglio rubare altro tempo, il programma di oggi è quello ovviamente di un'introduzione al lighting design con Autodesk Revit. Vorrei spendere anche qualche parola rispetto alle famiglie, perché poi utilizzandole diciamo in combinata con Revit e Runtools diventano fondamentali per validare il nostro lavoro e poi vi vorrei far vedere un po' come funziona il Runtools facendo una piccola demo. Alla fine, solito spazio per le domande e le risposte. Ok, dunque. Sappiamo bene quanto è importante il processo all'interno di, come dire, di una piattaforma BIM o comunque di un lavoro BIM e in questo processo si deve inserire anche la parte del calcolo fotometrico, del calcolo illuminotecnico per asseverare, se volete, quelle che sono le disposizioni normative date dalla Uni o comunque per avere un, come dire, un riscontro sulla bontà della nostra progettazione illuminotecnica. In questo momento quello che si usa fare è quello di utilizzare per esempio Dilux, software che fanno degli ottimi calcoli illuminotecnici, ma che sono esterni a Revit, e questo sapete che va a incrementare di molto quello che è il tempo per fare questi calcoli e oltretutto crea delle difficoltà quando il progetto si evolve, perché dobbiamo rieseguire questi calcoli più e più volte, ogni volta che ovviamente presenta, cosa come sapete estremamente frequente, una differenza sul progetto. Il plugin invece che guarderemo oggi, che è Runtools, lavora direttamente all'interno di Revit. Quindi, una volta installato, vi ritroverete un nuovo tab nella barra di funzione, questo qui, ve lo ingrandisco così lo vedete. E Runtools in cui sono presenti tutti i comandi per poter non soltanto ovviamente eseguire un calcolo fotometrico, ma per validare le mappe, per convertire i materiali, eccetera, eccetera. Quindi è un plugin totalmente integrato all'interno di Revit. Questo plugin lavora su AGI32, quindi sfrutta il calcolo di radiosity per ottenere ovviamente i valori metrici che ci interessano, come può essere l'illuminamento o la luminanza o il fattore UGR. In questo caso, quindi il processo è quello di importarsi o comunque prendere il file architettonico, eventualmente anche il file strutturale impiantistico per verificare ovviamente magari se lavoriamo su controsoffitti dove ci sono dei buchi vuoti, ma diciamo che in genere si lavora col file architettonico e su questo file architettonico si vanno a inserire i corpi fotometrici, i corpi dei dispositivi di illuminazione, dopodiché si procede a quello che è il calcolo fotometrico con il Runtools. Per cui il mio consiglio è quello di fare un ulteriore modello, come vedete nel caso, e il soltanto per la verifica e per il posizionamento dei corpi illuminanti, che poi ovviamente deve essere riportato in un modello federato, aggregato insieme agli altri modelli. Bene. Il processo inizia essenzialmente, quindi importando, in questo caso vedete che ho un piccolo edificetto per uffici con dei controsoffitti, questo è un modello linkato, immagino che tutti sappiate che cosa vuol dire linkare un modello all'interno di Revit,
Per chi non lo sapesse, di fatto questo è un altro modello di Revit che viene linkato attraverso inserisci, collega Revit e verrà utilizzato come base per ovviamente l'inserimento dei dispositivi di illuminazione. Per il disattivo. In questo momento il primo passo da fare è quello di inizializzare il progetto. Questa parte qui prende qualche secondo perché in questo momento Elum Tools sta facendo vedete, un upgrade del nostro progetto e sta inserendo tutta una serie di informazioni. Le informazioni sono parametri condivisi, sono delle famiglie particolari che servono a lui, più altre viste che ci occorrono. Lo vedete qui. Altre viste che ci occorrono per la simulazione, per esempio. Ecco qua, della working view o soltanto una è possibile vedere per esempio le luminaire, cioè i nostri dispositivi di illuminazione. Quindi va a fare una serie, diciamo, va a fare un upgrade del progetto apportando alcune modifiche. Ovviamente adesso non entro troppo nel tecnico, però diciamo che questo processo ovviamente va ad apportare modifiche al nostro progetto di Revit. E per questo motivo, ripeto, conviene effettivamente lavorare su un nuovo file. A questo punto l'interfaccia di Elum Tools è estremamente lineare ed è pensata per andare step in step, di passo in passo, tra le varie operazioni, fino ad arrivare, vedete, al calcolo e alla visualizzazione dei risultati. Però, se vogliamo, il primo passo più importante è quello di settare quello che è il modo di utilizzo di Elum Tools. Vedete che Elum Tools ha esattamente di calcolo. Il primo si chiama General Use, dove di fatto vengono simulate tutte le luci artificiali. Poi abbiamo un Emergency Mode, dove vengono simulate soltanto quelle luci che hanno ai parametri di istanza il flag come emergency, quindi di fatto soltanto le luci di emergenza, e infine anche una modalità per il calcolo del daylighting. Sul calcolo del daylighting fatemi spendere giusto qualche parola, perché di fatto Elum Tools permette di fare un calcolo combinato, quindi luce naturale più luce artificiale. Scusa, Però Salvatore, scusa, mi senti? Allora, c'è un attimino, quando muovi il mouse. eventualmente le finestre, il mouse, le cose, c'è sempre un attimo di delay e non si capisce magari tanto bene. Quindi non fare Ok, cerco di operazioni muoverlo il meno quando possibile. esatto, quando fai l'operazione poi ci parli sopra, perché sennò purtroppo c'è un Perfetto, minimo. grazie. Ok, grazie a te. No, grazie per il feedback. Allora, vi dicevo, il daylighting mi permette di fare anche una simulazione effettivamente combinata, quindi con l'apporto sia di luce naturale che di luce artificiale, ma me lo permette soltanto in una determinata data e in un determinato orario. Vedete in alto che però c'è un altro pulsante che si chiama Enable Annual Simulation, in cui effettivamente posso fare anche delle simulazioni annuali della luce naturale. Questa cosa è possibile però acquistando un modulo separato che si chiama Likasu, che è un programma che tra l'altro ha avuto uno sviluppo estremamente, diciamo, elevato, comunque che è durato diversi anni, che va a fare una simulazione annuale della luce naturale. Per cui, se siete interessati a questo aspetto, Elum Tools deve essere, diciamo, combinato con questo plugin che si chiama Likasu, che di fatto va a implementare questa funzione. Quindi con il solo Elum Tools diciamo che possiamo condurre ovviamente simulazioni quante ne vogliamo, però limitate a un giorno e a un orario. Bene, ritorniamo nel nostro General Use, quindi simulazione della luce. Vediamo, un secondo che guardo. Quindi simulazione delle luci artificiali e il primo step, capite, che è quello di iniziare a inserire dei dispositivi di illuminazione. Quindi mi porto per esempio nella pianta dei controsoffitti,
piano, vedete che praticamente case, cioè i vani e degli uffici in cui è visibile il controsoffitto importato dalla parte architettonica, il primo passo è quello di caricare una famiglia di dispositivi di illuminazione. Quindi andiamo su Inserisci, carica famiglia, vado a ricercare alcune famiglie che ho scaricato da internet, tipo una famiglia della Philips proprio da controsoffitto 60x60. Allora, quello che mi si apre certo, i vani vanno creati nel modello del luce, anche perché dal file architettonico spesso e volentieri gli architetti non usano i vani, ma bensì i locali. Quindi i vani sono fondamentali per mappare tutto quello che è elettrico. In questo caso non è che lo andiamo a utilizzare molto per il calcolo dell'illuminazione, visto che se ne occupa Ilum Tools, sapete che i vani hanno effettivamente anche una loro stima dei lux a un determinato piano d'altezza, ma è una stima molto approssimativa e soprattutto un po' il che trova quando abbiamo fotometrie candidate dentro la famiglia finale. Quindi di fatto il vano mi interessa soltanto per mappare la posizione dei dispositivi di illuminazione all'interno del mio modello. Ok, allora quello che vedete qui è un catalogo dei tipi, ovvero se io vado se io vado a guardare la cartella in cui ho preso questa famiglia, noterete che c'è un file che è un file di famiglia, l'RFA 60x60, e sotto c'è un file di testo. Come vedete, ha esattamente lo stesso nome. Allora, quando ci troviamo nella situazione in cui effettivamente famiglia con innumerevoli tipi, la compilazione viene fatta di testo andando a inserire le varie combinazioni dei valori dei parametri all'interno di una famiglia, rendendo il processo di creazione di tutti i tipi estremamente veloce. Questo ci porta poi ad avere anche un altro vantaggio, che è quello appunto di questa finestra che si chiama specifica tipi, in cui noi possiamo addirittura fare dei filtraggi. Quindi, per esempio, so che voglio lavorare con temperature di colore a 4000 gradi Kelvin. Tanto mi vado a scegliere magari queste che hanno un flusso luminoso alto 3600 e 4200 lumen e vado a caricare all'interno del progetto. Vengono aggiornati, intanto do un'occhiata. Purtroppo no, perché non c'è quel fattore medio. Non c'è cioè, c'è un daylight factor, ma fa riferimento a una norma britannica e non italiana. E quindi il concetto è quello che anche per la parte, se volete, di calcolo illuminotecnico diurno, dobbiamo fare affidamento a quello che è l'illuminamento medio all'interno dei vani, piuttosto che alle luminanze sulla superficie o fattori di abbagliamento. Ok. Quindi ho inserito queste luci, vado sotto sistemi, ho il mio comandino qui di lighting fixture, dispositivo di illuminazione, e che qui mi ritrovo questa famiglia che ha tre tipi diversi. Allora, parto con il 1600 lumen. E quando vado a posizionare su una superficie, ed è importante che le famiglie, diciamo, di illuminazione non siano basate né su controsoffitto, né su muro, né su pavimento, perché se lavorate con un modello linkato, di fatto non riuscite a utilizzarle, quindi questa è una cosa estremamente importante, magari per chi fa famiglie, piuttosto che per chi effettivamente, per i produttori che di fatto le mettono in rete, è importante che queste famiglie siano o basate su superficie o ancora meglio basate su livello. In ogni caso, in questo caso vedete che io vado a mettere questa famiglia e anche se vado a modificare quello che è il livello di dettaglio, vedete che in questo momento non si vede niente, anche se di fatto vedete la famiglia è stata inserita. Allora, comunque sarei dovuto andare all'interno della famiglia perché ho piacere di farvi vedere
come è fatta una famiglia di illuminazione all'interno di Revit. In ogni caso, clicchiamo su modifica famiglie e cerchiamo anche di risolvere questo problema della visibilità. Ho sempre un occhio, non c'è problema. Bene, ecco qua. Allora, ho aperto una famiglia. Allora, che come è fatta una famiglia di corpi illuminanti? Beh, di fatto il Revit, la famiglia di corpi illuminanti è come una famiglia, se volete, standard, però ha la proprietà di contenere quello che è fotometrico. In questo caso però ci troviamo di fronte a una famiglia, se vedete, particolare. Perché? Perché il solido fotometrico, adesso non so quanto ovviamente siete esperti sulla creazione delle famiglie, ma se avete anche iniziato da poco in Revit, sapete che le famiglie possono contenere al loro interno altre famiglie come annidate, e poi quelle annidate potrebbero a loro volta contenere altre famiglie e così via. Quindi in questo caso chi ha creato questa famiglia ha deciso di creare due famiglie separate, cioè quella la famiglia finale e la famiglia che contiene soltanto il solido fotometrico, e le ha messe una dentro l'altra. Quindi la famiglia finale è quella che vedete, e poi questa qui, che contiene quella gialla, qui è visibile, ben visibile, il solido fotometrico, è un'ulteriore famiglia. Lo capiamo dal fatto che vedete che qui, con una famiglia con un tipo. Ok? Adesso rientro lì dentro, quindi vado a vedere come è fatta effettivamente una famiglia di corpi illuminanti, e vedete che adesso non vedo, ah no, perché qui sotto a volte è girato, eccolo qua, mi metto anche così in ombreggiato, così dovreste vederlo bene, e questa famiglia qui è una famiglia semplice che contiene solo la fotometria. Allora, vedete che qui di illuminazione è importante quando lavoriamo con Elum Tool che i solidi fotometrici siano generati o da rettangoli o da dischi, a parte qui così riuscite a vederla bene, quindi o da rettangoli o da dischi, non da punti, non da linee, per il semplice fatto che lui così non riuscirebbe, tra virgolette, a computare l'UGR, se tra virgolette la luminanza di quella superficie emettitrice fosse generata da un punto o da una linea che sono monodimensionali. Quindi dobbiamo sempre partire da un disco o da un rettangolo proprio per la questione dell'abbagliamento o comunque per il calcolo del fattore UGR. Domanda, vediamo. Come creare il bulbo fotometrico? Ci arrivo un secondo. E poi la distribuzione della luce invece può essere emisferica, semisferica, classico spotlight, e l'ultimo, che è quello che interessa a noi, attraverso un file fotometrico esterno, e in questo caso in particolare un IS, che è l'unico effettivamente da Revit e anche da Elum Tools. Quindi gli LDT, cioè gli Elum Dat, non li possiamo inserire dentro Revit e pertanto non vengono neanche visti da Elum Tools. Per cui dobbiamo assolutamente fare queste tre scelte quando lavoriamo, però in questo caso, tra virgolette, ma se avessi veramente un bulbo fotometrico, come posso rappresentarlo? Beh, in questo caso c'è da fare un'altra tecnica che vi spiego fra poco, ma quello che mi interessa farvi vedere è questa cosa qui. Purtroppo Revit è un pochino limitato sulla parte fotometrica. Sebbene riceve in ingresso un file IS dove sapete, a parte la temperatura di colore, abbiamo sia la luminanza che gli illuminamenti e la distribuzione vera e propria della luce, Revit utilizza soltanto quest'ultima, utilizza la distribuzione della luce, mentre lascia all'utente la libertà di poter specificare flussi luminosi, temperatura di colore e magari anche fattori di perdita liberamente, quindi svincolati dal solido fotometrico. Questo capite che è un po' un problema se ci pensate, perché io potrei avere un solido fotometrico che dice 2000 lumen e l'utente potrebbe mettere 4000 lumen. Fortunatamente, Elum Tools risolve questo problema perché dice: io me ne infischio altamente di tutto quello che dice la famiglia di Revit e vado a leggere il mio solido
solido fotometrico. Cioè vado a leggere, vado a prendere le informazioni per il calcolo direttamente dal solido fotometrico, ignorando quelle che sono le informazioni contenute qui nella metrica all'interno della famiglia, dove ovviamente le cose possono essere assolutamente, parallele, ma non possiamo mai avere la sicurezza, e soprattutto l'utente potrebbe falsarle. Per cui, giustamente, mi viene da dire, utilizziamo soltanto le informazioni contenute nel solido fotometrico. Poi possiamo effettivamente utilizzare la temperatura di colore per il calcolo eventualmente di, dire, proprio del colore della tonalità della luce, però in quel caso utilizza ovviamente la parte di Revit oppure se la fa specificare a noi manualmente. In ogni caso, per il flusso luminoso, per la parte veramente importante, utilizza quelle contenute all'interno del solido fotometrico. Per cui, morale della favola, fate sempre affidamento non tanto a quello che c'è scritto qui in Revit, perché potrebbe essere diverso, potrebbe essere magari che chi ha compilato il catalogo di tipi si è sbagliato, cioè non c'è la certezza che quei valori effettivamente siano quelli misurati per il file fotometrico. L'unica certezza è quella di aprire con uno dei tanti programmi che esistono in commercio il solido fotometrico e verificare effettivamente il flusso effettivo dell'apparecchio direttamente in quella. Nel caso di uno spot, si importa il 3D e si inserisce la IES in un secondo momento? Beh, sì, diciamo, la creazione delle famiglie avviene sempre modellando sia la parte geometrica sia ovviamente la parte del solido fotometrico. Quindi sì, poi ci possono essere due diverse modalità, cioè uno con una famiglia di IES annidata, come in questo caso, l'altra avendo effettivamente il file IES nella famiglia finale, quindi insieme a tutta la geometria. Comunque, per l'utilizzo di Elun Tools è imprescindibile la presenza di un file IES, perché famiglie che hanno la definizione fotometrica, con questi tetti non vengono considerati per il calcolo in Elun Tools, per il calcolo della simulazione, diciamo, dell'illuminamento o delle luminanze. Chiaro? Vi faccio vedere che sono le impostazioni fondamentali. Sono questi qui, rettangolo disco più solido fotometrico. Questo è necessario per il calcolo in Elun Tools. Bene, chiudiamo questa famiglia. E il motivo per il quale non vedevamo effettivamente quella geometria è perché qui sotto impostazioni di visibilità, vedete che quel solido, ovvero quel bordino del nostro dispositivo di illuminazione, era disattivato, almeno come visualizzazione, nella pianta del controsoffitto. Quindi in nessuna pianta del controsoffitto, questa famiglia viene vista. Per cui ripristiniamola e carichiamola all'interno dell'oggetto, sovrascrivendo la versione esistente. Ed ecco qui, potete notare che adesso è chiaramente visibile la nostra famiglia. Allora, questa famiglia adesso, datemi solo un secondo che la riporto a 600x600 perché è un valore un po' strano, mentre il mio controsoffitto ha 60x60, giusto per abbastanza allineate. Ok, allora, quindi ho posizionato un solido fotometrico, ho posizionato una luce all'interno del mio ambiente, dopodiché vado a vedere se effettivamente, essendo una famiglia basata su superficie, si è posizionata correttamente e se la luce va nella direzione giusta per vedere il solido fotometrico. Beh, utilizzando direttamente Elun Tools sotto Utilities, ho la possibilità, vedete, di attivare subito la visibilità del solido fotometrico, della sorgente. Eccolo qua, quindi ovviamente si è corretta e vada dentro la stanza. Molto bene. Allora, andiamo a inserire magari qualche solido fotometrico. Domanda. No, assolutamente. Il solido fotometrico, tra virgolette, lavora sempre. Il fatto di vederlo visibile è perché questa famiglia è basata su superficie, quindi come sapete, le famiglie basate su superficie potrebbero essere invertite. Quindi la luce potrebbe andare dentro al controsoffitto piuttosto che dentro l'ambiente. Per
Per cui il fatto di vedere esattamente da che parte è il solido fotometrico è, come dire, un riscontro visivo utile a capire se effettivamente quella famiglia è posizionata correttamente e spara la luce, se volete, nella direzione giusta. Dipende dalla normale. Ah, ok, chiedo scusa. La domanda era, non ho capito se l'operazione di rendere visibile la fotometria in pianta sia un'operazione necessaria per l'uso di Ulum Tools o serve solo per capire meglio? Ho risposto che il solido fotometrico lavora sia che sia visibile o non visibile. Renderlo visibile serve per capire effettivamente da che parte va la luce, visto che le famiglie, in particolare quelle basate su superficie, possono, tra virgolette, sparare nelle due direzioni, dipende ovviamente dalla normale della superficie, per cui questo mi dà un riscontro visivo fondamentale. Ok. Ritorno nella mia pianta fitoele e vedete che non vedo le scrivanie. Magari adesso vado un pelino avanti e lascio la risposta alle domande, magari quelle più veloci che sono sul tema, le rispondo subito, altrimenti mi tengo quei 5-6 minuti finali per rispondere a queste domande. In ogni caso, vedete che qui non posso vedere le scrivanie, quindi vado a intervallo di visualizzazione, cioè il piano di taglio, magari a 700, sicuramente le scrivanie le taglio ed eccole qua. Quindi in questo caso magari vado a fare questo tipo di configurazione, una qui, poi con il comando copia, spuntando multipli, ne metto una qui e una qui, se non vediamo bene, basta mettersi in wireframe e poi allineare, e poi magari ne mettiamo una qua vicino all'ingresso. Anzi, vicino all'ingresso ci metto un'altra famiglia, quindi vado a fare, perché voglio far vedere le differenze, inserisci carica famiglia, vado a prendere un'altra famiglia. Ok, questa famiglia ha un faretto spot, sempre basato su superficie, ne metto un paio, uno qui e uno qui. Vi faccio vedere questa famiglia, eccola qua. Vedete che il solido fotometrico esce nella direzione corretta, è basata sempre su superficie. Dopodiché, se io prendo questa famiglia e vado su modifica famiglia, qui quella differenza di cui vi parlavo poco fa, ovvero che in questa parte il solido fotometrico è contenuto in finale, non è una famiglia annidata. Quindi abbiamo importato due famiglie che hanno questa differenza, se volete, abbastanza significativa. Lo capiremo fra un secondo. Bene, chiudo questa famiglia e ritorno sul mio progetto. Adesso, quello che è il menu di Ulum Tools, vedete che il primo pulsante è il Luminaire Manager. Il Luminaire Manager di fatto è lo spazio in cui io posso validare, testare, controllare tutte le famiglie di solidi di, scusate, di dispositivi di illuminazione presenti all'interno del mio progetto. E notate questa cosa qui, guardate. Qui ho la famiglia di quel farettino e la famiglia della Philips. Quello che ha la famiglia contenuta nella famiglia finale, cioè che è il solido fotometrico già incluso nella famiglia finale, non dà problema. E infatti vedetela qui, il farettino, quello quadrato che spara verso il basso. L'altra mi dà un errore, mi dice che non c'è la sorgente. Ma se io guardo qui in questa finestra, notate come la sorgente sia chiaramente presente all'interno della famiglia. Questo perché, se volete, il problema di avere una famiglia annidata dentro un'altra famiglia non viene vista, come dire, subito da Ulum Tools, per cui dà quasi un errore del tipo non ho la sorgente, ma è quasi un avviso per voi, perché di fatto, se io vado a guardare le istanze, qui ero nei tipi di famiglia, qui sono sulle istanze, cioè sugli oggetti effettivamente creati, vedete che qui problemi non ce ne sono, anzi la famiglia è ben visibile. In ogni caso, se voi mettete una famiglia, un secondo che se,
volevo far vedere. Anche questa. Vi volevo far vedere questa cosa. Vado a cambiare, tolgo il solco fotometrico e metto questa definizione, cioè semisferica da rettangolo, e la ricarico all'interno per farvi vedere questa cosa. Se voi andate ad inserire delle famiglie che hanno questo tipo di andamento, cioè che non hanno un IS alla base, lui vi dà un errore e vi fa subito capire che effettivamente quella definizione del solido fotometrico non è accettabile per il calcolo illuminotecnico. Quindi Illuminaire Manager, pardon, serve per controllare questo tipo di aspetti e poi per ovviamente controllare tutto quello che riguarda le informazioni contenute all'interno del file IS, quindi efficienza, i lumen, eccetera, eccetera. Okay? Abbiamo anche diversi fattori su cui possiamo lavorare, per esempio per simulare quello che è il maintenance factor, cioè il fattore di manutenzione, oppure abbiamo tutta una serie di fattori che riguardano le perdite, il fattore di perdita delle lampade, eventualmente anche in maniera avanzata dove possiamo agire su vari fattori, come lo sporco, come il ballast, per esempio, se fosse una lampada a scarica, eccetera, eccetera. Bene, quindi andiamo e passiamo al secondo step, che è quello della mappatura dei materiali. Allora, mappatura dei materiali. Ah, scusate, un secondo, farò vedere che cliccando qui sulla X e facendola diventare verde, mi sto prendendo tra virgolette la responsabilità di dire all'Untus: guarda, in questa famiglia la sorgente c'è perché ce l'ha annidata al suo interno. Ok, quindi vado adesso sul material mapping e qui c'è la mappatura di tutti i materiali, ovviamente rispetto alla riflettanza o alla trasmittanza dei nostri materiali all'interno della scena. Potete notare come effettivamente qui ci sia il modello su cui lavoriamo, più quello annidato, quello cioè che contiene la parte architettonica, ed è quella su cui ovviamente dobbiamo mappare i materiali. Vi dico, funziona tutto molto bene la mappatura, cioè quindi effettivamente la traduzione avviene in maniera estremamente precisa, però bisogna fare attenzione a un paio di cose. Uno, per i materiali trasparenti, lui riconosce i materiali trasparenti se nel nome c'è scritto glass. Se non c'è scritto glass, purtroppo lui non lo vede. Infatti, se noi andiamo a guardare qua, default vetro non è stato mappato come trasparente, ma è stato mappato come opaco. Questo perché non è presente la dicitura glass. Ovviamente è un software che lavora su una versione inglese, quindi si aspetta anche terminologie anglosassoni. Per cui in questo caso vi dico, bisogna fare abbastanza attenzione a tutti i materiali vetrati e in ogni caso una rapida occhiata ai fattori di riflettanza delle superfici va data perché valori come 0,99, 0,98 sono un pochino troppo alti, per cui vanno un po' rimodulati. Da dove prende lui questa traduzione della riflettanza? La prende dal colore, sì, ma quale colore, giustamente, starete pensando. Il colore all'interno, prendo questo materiale muro e vado all'interno dell'edito dei materiali, lui va a prendere il colore qui nell'ombreggiatura. Non va a guardare quello che è l'aspetto di rendering, lui prende questo colore. Quindi un modello che deve servire ovviamente come uso al calcolo illuminotecnico deve avere i materiali mappati bene e deve avere dei colori, se volete, per quello che riguarda la tonalità delle superfici, l'aspetto diffuso delle superfici, coerenti.
altrimenti ho indicato le riflettanze, ma se volete c'è un'ancora di salvezza che è la possibilità di applicare degli override per categoria, che tradotto significa: Elon Tools, mi fai tutti i muri opachi di colore più o meno bianco con una riflettanza, così come viene consigliata dalla normativa UNI 12464 per la 1, quella che riguarda per gli interni, di 0,80 per il valore delle superfici. Questo tipo di override fa sì che tutti i muri del nostro modello vengano sovrascritti con questo tipo di impostazione. Ovviamente lo dobbiamo fare sia per l'ELEFIS che ovviamente per l'ArcOffice. Ok? Quindi anche qui, tra virgolette, se dobbiamo fare delle sostituzioni veloci, soprattutto per categoria, riusciamo a farlo veramente in pochissimi step. Allora, supponiamo che adesso, a parte questa cosa qui del vetro, il resto vada abbastanza bene, magari vado a cambiare, vedete questi valori degli intonaci, porto 0,8, 0,8 e 0,8. Supponiamo che il resto vada abbastanza bene, ovviamente non mi dilungo su tutte le altre cose perché il tempo, come vedete, è già agli sgoccioli, per cui vado a dare ok. Adesso devo aggiungere dei punti per il calcolo. Per cui c'è questo pulsantino che vedete è esattamente il seguente, a riprova del fatto che ha un'interfaccia molto pulita e molto funzionale, e vado ad aggiungere un space. Ovvero questi punti si vanno ad agganciare direttamente al vano. Il vano. E qui posso decidere che cosa? Posso decidere, tra virgolette, i seguenti aspetti. Il primo, spaziatura della griglia. Anche qui la spaziatura della griglia viene definita dalla normativa attraverso una formula logaritmica. Per il momento mettiamo per esempio 450 mm, ovvero un punto ogni 45 cm. Dopodiché, l'altezza del piano di lavoro. Supponiamo che io voglia calcolare l'illuminamento medio all'interno del mio locale sul piano di 75 cm classico vengono effettuate le misurazioni, allora vado a dare appunto questo offset. Metrics. Allora, metrics riguarda che cosa vogliamo calcolare, cioè quale informazione devono riportare quei punti. Io posso calcolare questi elementi qui, illuminanza, luminanza, exitance, è una grandezza che sinceramente non l'ho mai vista riportata in nessuna normativa. Poi c'è la luminanza, l'UGR e questo daylight factor, che però non vi deve ingannare, non ha niente a che fare con quello che pensate voi, quello definito normativa, ma è una cosa anglosassone, in particolare britannica. In questo momento noi vogliamo calcolare sia l'illuminanza che la luminanza. Ok? Bene, calculation mode, diciamo che questi punti servono per la parte di general use, cioè illuminazione artificiale, più parte di daylighting, e poi ci sono tutta una serie di altre informazioni su cui non mi dilungo. Questo qui vedete che equivale effettivamente ad aggiungere una griglia di punti, aggiungere questo tipo di simbolo. Questa è una famiglia di modelli generici che ovviamente serve ad Elon Tools per trasferire le informazioni verso Revit e a noi per darci anche un feedback se effettivamente sono state computate quelle grandezze, ovvero se è già stato eseguito il calcolo. Bene, allora adesso mi sposto su Elon Tools Working View perché questa vista qui è fondamentale per decidere su quali elementi, o meglio, quali elementi devono essere considerati per il calcolo. È ovvio che avendo un algoritmo di radiosity, quindi facendo un processo quasi di rendering, se volete, più le geometrie sono complesse, più lui impiega tempo. In ogni caso, vi faccio notare come all'interno di questo edificetto ci sono anche tutta una serie di arredi che potrebbero portare, come in questo caso qui, visto che abbiamo dei punti che lavorano sul locale, ad avere dei valori di illuminamento pari a
sono dentro al mobiletto. Per cui il concetto è quello di utilizzare la visibilità, inserire un filtro in cui io vado, per esempio, a mappare, a lasciare soltanto, quindi creo un filtro che si chiama furniture, lo riferisco agli arredi. Dopodiché gli dico filtra per nome famiglia, non contiene scrivania. Clicco su applica, su ok, lo aggiungo qui tra i filtri, tolgo la visibilità e vedete che a parte le scrivanie tutto si è spento. Vado anche a spegnere per esempio le ringhiere delle scale, quindi vado a spegnere tutti quegli elementi che sicuramente non mi servono per il calcolo. Bene, ripristino la vista flottante. Adesso c'è un'opzione in Elum Tools che mi permette di dire calcola solo gli elementi direttamente in questa vista ed è questa qui. Filter by view visibility. True e quindi sono a posto perché quegli elementi non vengono computati. Allora, vado a fare l'ultima cosa prima del calcolo, ovvero vado a inserire, magari mi sposto in una vista 3D. Utilizziamo la Working View. Ecco qua. Allora, vado, magari lo faccio solo per una di queste scrivanie, dei punti esattamente sulla zona cosiddetta del compito, anche perché noi in questo momento avevamo calcolato soltanto la parte, diciamo, dello sfondo, così per utilizzare il termine della normativa. Per cui vado di nuovo su Elum, vado di nuovo su Add Point, e una delle impostazioni più carine è quella di prendere qualsiasi faccia del modello di Revit e aggiungere effettivamente dei punti, per cui qui vado a mettere per esempio spacing a 250, ovviamente il work plane non mi interessa, vado a computare sempre illuminamento e luminanza della superficie, tolgo l'emergency e do ok. Bene, torniamo nella nostra vista. Allora, adesso abbiamo inserito i punti, è arrivato il momento del calcolo. Il calcolo può essere fatto per singoli, vedo le domande, però rispondo alla fine perché voglio arrivare ovviamente a farvi vedere qualcosa, se no rischio di arrivare troppo lungo, per cui calcolo, vedete che può essere fatto rispetto a diversi elementi, in questo caso vado a utilizzare Space, vado a selezionarmi l'ufficio 32 e qui parte l'operazione vera e propria di calcolo. Quindi Elum Tools, oddio, non tutto nero. Aspetta un secondo. Sì. Devo essermi scordato questo qui. Parte l'operazione del calcolo, speriamo che adesso vada bene. Parte l'operazione del calcolo, vedete che no, io sono su un portatile, quindi non sono certo su una macchina estremamente performante, però come può essere un fisso, vedete che il calcolo sta prendendo circa 20 secondi, in cui viene simulata effettivamente con i solidi fotometrici che abbiamo inserito il calcolo delle grandezze che abbiamo scelto. Vedete che i corpi illuminanti che ho scelto, illuminamento medio abbastanza elevato, siamo intorno ai 500 lux, 700 nella zona del computo, ma sarà circa 650 come illuminamento medio, ma andiamo a verificare questa cosa. Magari vi faccio vedere un attimo velocemente le potenzialità di questa finestra. Qui possiamo eseguire dei render, possiamo visualizzare l'illuminanza o la luminanza nei punti. Possiamo vedere i falsi colori, possiamo vedere il modello in falsi colori, rispetto ovviamente sempre alla luminanza o all'illuminanza, e poi novità, ultima novità, se volete, della versione finale che è uscita, cioè dell'ultima versione, scusate, non della versione finale, abbiamo la possibilità di visualizzare le isoline
scusate, le ISOLUX, o ancora più carine forse delle mappe spaziali che ci fanno no? dell'illuminamento direttamente sulla parte. Per cui voi potete ricavarvi tutte le immagini che volete, raffiguranti ovviamente punti, in questo caso su questo ambiente, eventualmente anche attivando, che non è per niente male, la visualizzazione delle mesh per capire effettivamente quelle che sono le superfici. Quindi un ambiente molto carino che tra l'altro viene salvato. Quindi in qualsiasi momento io lo vado a chiudere, se io vado qui sotto View Rendering, Rendering Manager, abbiamo la possibilità, vedete, di riaprire quella finestra con il calcolo e quindi rivalutare quella situazione che avevamo chiuso. Eccola qua, vedete? Il radiosity fa, effettivamente vengono salvati e vengono mantenuti. Bene, adesso visualizzare i risultati. Cosa interessante è che i risultati non sono su un PDF o da un'altra parte, vengono trasferiti all'interno di Revit e pertanto io li posso visualizzare direttamente sulla mia. Scusate. Ecco qua, sulla mia vista, ovviamente questa è una scala 1:100 per cui non si vedeva niente, mi porto per esempio il 25 e vedete che qui ho la griglia di punti che ho scelto esattamente con i valori illuminamento, qui decidete che cosa mostrare, illuminamento o luminanza. Forse non l'avevo computata per questo spazio. Ok, questo è l'illuminamento. Oltre a questo posso visualizzare delle mappe spaziali molto carine, vedete, con qui di fianco una leggenda illuminamento, che eventualmente potrebbe essere anche modificata, però ecco, qui se mi chiedete posso visualizzare delle ISOLUX, no, quello che potete visualizzare è o questa mappa o i punti, oppure visualizzare quella mappa non con delle sfumature, ma con degli intervalli, quindi questo tipo di grafica, che secondo me di fatto questa è come se fosse una ISOLUX, solo che ovviamente c'è l'informazione di colore all'interno e se volete, dal mio parere, è anche più comprensibile, visto che di fianco abbiamo la leggenda. L'altra cosa che ovviamente possiamo fare è creare una tabella, in questo caso c'è un processo semplificato in cui io vado a decidere quali sono il nome dei punti, il nome degli space. E la normativa che cosa ci richiede? Ci richiede l'illuminamento medio per la zona del compito, la zona circostante e lo sfondo. Ci richiede l'uniformità variabile tra queste tre, tra questi tre ambiti. E ci richiede l'UGR, che come avete visto non si tratta altro che prendere, inserire dei punti, dirgli calcoli l'UGR. Ovviamente in questo caso dobbiamo non mettere un piano, ma mettere dei punti su un oggetto, se volete, su una famiglia di Revit, in cui effettivamente si può calcolare l'UGR direttamente dal punto dell'osservatore. E l'uniformità come la calcoliamo? L'uniformità la normativa la definisce come il valore minimo diviso il valore medio. Quindi vado a dare queste cose qui, clicco su Create ed ecco qua. Qui abbiamo Ufficio 32 che è, se volete, la zona di sfondo. Vedete che abbiamo una media di 612 lux, con un'uniformità di 0,6, contate che l'uniformità per lo sfondo dovrebbe essere 0,1, mentre sulla zona del compito abbiamo una media, se volete, abbastanza alta, perché abbiamo 702 lux per un ufficio, dovrebbe essere 500, con un'uniformità, questa invece ottima, di 0,8. Ovviamente capite che qui è, se conoscete un po' Revit, si tratta di utilizzare le tabelle, quello che di solito faccio io è crearmi dei parametri condivisi che vanno a riportare sfondo, compito e circostante e con dei formati condizionali vado ad illuminarmi i calcoli che non sono rispettati, ovvero se per un compito ho una media di 400 lux, vado subito a illuminare quella celletta in modo da verificare, da trovare quelli che effettivamente non soddisfano la normativa. Bene, diciamo che in questa oretta scarsa abbiamo dato un'occhiata a funzione Loom Tools. È ovvio che è uno strumento che deriva da un mercato, quello statunitense, che è un po' diverso da quello europeo,
però hanno fatto grossi passi avanti, per esempio nell'inserimento dell'UGR, per esempio nell'inserimento delle Isolux nella parte di calcolo e dei gradienti qui in Revit, perché contate che qualche versione fa c'erano soltanto i punti. Quindi gli sviluppatori sono molto disponibili a quelli che sono ovviamente le esigenze per noi europei. Io lo trovo uno strumento veramente ottimo, molto semplice tra l'altro da utilizzare, molto semplice da validare, che dà dei risultati immediati direttamente nel modello di Revit senza per esempio dover uscire, rientrare, rimodellare, perché tutti sappiamo che spesso in Dialux le cose vanno rimodellate, per cui se siete del mestiere e la cosa vi interessa, lo ritengo effettivamente un ottimo strumento. Ovviamente bisognerebbe approfondire anche di molto quelle che sono la creazione delle famiglie, la creazione, comunque il workflow, la pipeline di lavoro più approfondita con Elon Tools, però penso che oggi con questa webcast vi ho dato una buona panoramica generale. Adesso, se avete ancora, io qualche minuto ce l'ho ancora, cerco di dare qualche risposta spot sulle tante domande che mi avete fatto. Poi se ne avete altre continuate a scrivere. Quindi i vani sono stati creati anche nel modello delle luci. Sì, questo avevo già risposto. Ok, i vani quindi non possono essere su un file linkato. No, perché i file su un file linkato non vengono visti, quindi vanno ricreati, ma è un'operazione che prende qualche secondo. Anche dalla versione 2018 poi c'è il comando che era il vecchio Space Naming Utility che è stato implementato come denominazioni vani. Poi abbiamo, si può, questo ho già risposto, come creare il bubo fotometrico. Ecco, questa risposta qui che non l'avevo data, essenzialmente noi possiamo visualizzare il rettangolo o il disco direttamente della fonte, oppure farci un materiale in cui inseriremo light source applicato alla geometria fatta a bulbo, fatta a cilindro se è un neon, che Elon Tools, quando va a leggere nel materiale la dicitura light source, va a interpretare come un emettitore. Poi, nel caso di uno, questo avevo già risposto, anche questa. Buongiorno, vorrei chiedere se con Elon Tools è possibile esportare dei report, ad esempio isoline, superfici, eccetera, come Dialux o software simili. La ringrazio. Beh, qui l'ho mostrato poco fa, nel senso i risultati possono essere generati in questi modi qui, tramite mappe direttamente sulle piante nel modello di Revit, riportanti i punti con le grandezze che preferite. Poi si possono creare tutte le tabelle formattate come volete perché sfrutta la potenzialità degli abachi di Revit. Le Isolux possono essere ricavate tramite mappe spaziali, non sono effettivamente delle Isolux, perché sono diverse, le Isolux sono delle linee, in questo caso si parla di intervalli campiti che fanno riferimento a una media di illuminamento, come le Isolux, il concetto è sempre quello lì. Non ho capito se la famiglia nidificata funziona lo stesso, certo, l'abbiamo visto in tempo reale che funziona, è ovvio che lui ti dà un errore, ma un errore che si può ignorare, come vi ho fatto vedere. Ma secondo me sono sicuro che questa cosa la risolveranno, perché se voi guardate nella guida questa cosa è già presente e vi dice, anche perché vi faccio un esempio, se avete una famiglia che ha diversi emettitori, cioè diversi IES, già si rende necessario l'utilizzo delle famiglie annidate, perché Revit dispone per famiglia di un solo solido fotometrico. Quindi se avete una luce in cui dovete inserire tre solidi fotometrici, siete obbligati a fare la famiglia annidata per il solido fotometrico. E nel caso del calcolo, in uno spazio aperto, landscape, viene considerato tutto un unico vano? Beh, in quel caso, invece del vano, io consiglio di utilizzare RIN, cioè mi faccio con il comando annota una regione e vado a mettere i punti direttamente lì. E poi la regione ha due particolari parametri che mi permette di specificare quale geometria includere, cioè quale intervallo includere in quel. Qui sono cose ovviamente da approfondire, quindi non si può stampare un PDF con dei risultati come Dialux Evo 8, troppo.
No, li ho visti anch'io, i risultati sono molto interessanti, molto carini, però di fatto tutta quell'informazione che viene fuori da Dio Xevo con quelle parti purtroppo non vengono, perché il concetto è quello di avere, forse nelle versioni successive, però vi ripeto, essendo un software statunitense, è più orientato sulle normative del mercato americano che non su quelle europee. Quindi la UNIC è prettamente europea, capite che non è che non viene preso in considerazione, però diventa secondaria per loro. Poi, però, vi ho fatto vedere come per verificare quei valori io me la gioco direttamente con Revit. È ovvio che se voglio il PDF come Dialux, quello in questo momento non è possibile generarlo. Valore medio della stanza ve l'ho fatto vedere, c'è proprio il luminance average, quindi ve l'ho fatto vedere direttamente sull'amaco. Esatto, allora per quanto riguarda il fattore medio di luce diurna, come posso procedere? Daylight factor fa riferimento a standard britannici, in quel caso lì noi dobbiamo farci dei calcoli valutando l'illuminamento medio, eventualmente utilizzando l'ICASO, e poi calcolarcelo manualmente, purtroppo. L'esportazione di documentazione, questo ho già risposto. Un secondo, che mi avete fatto veramente tantissime domande. Come visualizziamo la daylighting insieme a quelle artificiali? L'avevo fatto vedere all'inizio. Quando voi siete in daylighting e andate sotto daylight parametri, possibilità vedete di attivare anche la luce elettrica artificiale. Per cui qui ti fa effettivamente un combinato luce naturale e luce artificiale. Buongiorno, buongiorno, il plugin è free o è a pagamento? È a pagamento, e se vuole delle informazioni, anche Andrea Torre l'ha detto all'inizio, potete tranquillamente contattarci, e come diceva Andrea, col fatto che viene venduto online, però dagli Stati Uniti, vi conviene nettamente rivolgervi a voi per la fornitura, a noi per la fornitura. Qui, se siete interessati, anche soltanto per qualche informazione, come ha detto Andrea, fate riferimento a lui. Utilizzando normative americane, va bene lo stesso per soddisfare le normative italiane? Certo che sì, perché la normativa italiana, come abbiamo visto, ci richiede l'illuminamento medio, l'uniformità, il RA, ma il RA lo ricaviamo dalle informazioni che ci dà il produttore, e infine l'UGR, per cui ci sono assolutamente tutte le informazioni per poter lavorare con la normativa UNI 12.464.1. È possibile visualizzare la parte architettonica di una finestra vera e propria durante la visualizzazione di rendere dell'illuminazione? Questa che vediamo è la parte architettonica nel calcolo, questa che abbiamo visto. Se vogliamo vedere anche la parte esterna, soprattutto per un calcolo ovviamente che deriva dall'esterno, bisogna fare la simulazione considerare tutte le geometrie, non solo le facce interne, per intenderci, perché in questo caso, nel calcolo che abbiamo visto, lui ha considerato soltanto la parte di facce interne, mi viene da dire anche giustamente, perché, come vi dicevo, essendo un calcolo molto complesso, dobbiamo fare in modo che le mesh su cui lui va a eseguire il calcolo siano semplificate. Quindi, di fatto, vedete, avete il muro con l'apertura, ma l'apertura a noi ci interessa soltanto per i fini di dov'è, non dove, dovendo fare solo l'illuminazione artificiale. Sull'illuminazione esterna invece viene considerato tutto, quindi gli infissi, le luci, le parti vetrate, eccetera. Elum Tools è compreso nella subscription. Elum Tools non è di Autodesk, Elum Tools è di AGI32, per cui va acquistato a parte. È un plugin di una software house non dipendente da Autodesk, che ha creato il suo plugin per Revit. Per cui no, la risposta è che non è compresa una subscription, ma va acquistato a parte. Però NKE, come dicevamo, è rivenditore esclusivo per Elum Tools in Italia.
Bene, dovrei essere arrivato in fondo. Grazie, grazie Salvatore. Prego. Una bella carrellata sulle Sì, il potenzialità. tempo si è Ovviamente aperto purtroppo. è una webcast, quindi non è un corso. Certo. Facciamo anche corsi online, on-site, chiamateci per avere almeno un preventivo. Come diceva prima Salvatore, siamo distributori italiani per la parte di Tools, quindi per chi fosse interessato mi può tranquillamente contattare. Adesso magari se mi rimandi poi Andrea, fare. Sì? sì, io posso lasciare anche la mia mail se volete qualche ovviamente informazione in più, salvatore.corso@nke360.com. Vi ringrazio tutti per l'ascolto. Prendo un attimo ancora lo schermo, non so se lo vedi. Sì, lo vedo. Lo vedete? Ok, qua ci sono i miei riferimenti per qualsiasi valutazione tecnico-commerciale. Scrivetemi pure alla mia mail andrea.torre@nke360.com oppure uguale salvatore.corso@nke360.com. Seguiteci anche per le prossime webcast, per i corsi. Adesso partiranno i nuovi corsi. Se avete bisogno per qualsiasi delucidazione, siamo a vostra disposizione. Ringraziamo a tutti per la partecipazione e vi auguriamo buona giornata e buon appetito. Grazie a tutti. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.